13 dicembre, è la sera di Santa Lucia. Questa sera nella preghiera vogliamo certamente anche ringraziare per ciò che questa notte è arrivato nelle nostre case. Lo facciamo come sempre in un cantiere. Questa settimana registriamo in un cantiere, a dire proprio che il cantiere è un po' la nostra vita e i cantieri ci stanno accompagnando in modo particolare quest'anno. Iniziamo la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male che oggi ho commesso, e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Siamo sempre in compagnia del profeta Isaia. Ieri sera siamo rimasti nel deserto, luogo dove emergono, salgono le nostre domande. Questa sera aggiungiamo una piccola sottolineatura. Quando sei nel deserto impari a godere anche del piccolo germoglio che cresce, della piccola novità, della vita che continua nonostante quello che dicevamo ieri sera, cioè quel clima a volte di aridità, che può essere anche un'aridità spirituale dentro la nostra vita. Isaia questa sera suona un po' come una sveglia, l'abbiamo incontrato già nelle scorse settimane questo argomento. Isaia è un po' così, scuote un po' anche il popolo. E questa sera proprio abbiamo ascoltato, fatti coraggio, potremmo anche dire, un po' traducendolo ai giorni nostri, rimboccati un po' le maniche, non stare solo a guardare, ma anche quando vivi un po' di aridità spirituale, anche quando ti senti un po' nel deserto, datti da fare e il Signore si fa vicino, il Signore arriva con le sue risposte e il germoglio può spuntare anche là dove c'è arido. Ecco, questa sera vogliamo affidare un po' questo al Signore, chiedendo che le nostre aridità siano abitate da germogli che crescono, ma soprattutto anche possiamo darci da fare, perché le cose della nostra vita, soprattutto quelle che non vanno, possano cambiare. E stasera è Nicolò che ci aprirà la casella, la finestrella numero 13, e ascolteremo una domanda alla quale poi magari proveremo a rispondere come famiglia. Come accolgo le domande profonde della mia vita? Mi lascio schiacciare dalla fretta di trovare risposte immediate o le custodisco a cuore aperto? Soprattutto gli adulti possono aiutare i più piccoli a rispondere a questa domanda. Come sempre, adesso lasciamo un momento di preghiera personale e di silenzio. Ospitare le domande questa sera sono proprio gli adolescenti, quelli più grandi con cui vedete stasera viviamo la preghiera, a regalarci alcune intenzioni di preghiera. Signore, ti preghiamo al fine di avere le domande giuste nei momenti idonei. Signore, donaci una mente aperta e capace di accogliere e che sia sempre in grado di mettersi in discussione. Signore, ti chiediamo di aiutarci a riscoprire il perché dei nostri cantieri, delle nostre vite. Tutto affidiamo, domande impegnative, profonde,
e le affidiamo al Signore attraverso la sua mamma. Diciamo insieme: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Anche questa sera, ringraziando voi che avete pregato insieme con noi da casa, ringraziando i nostri adolescenti di Adolab del quinto anno che ci hanno aiutato nella preghiera, il tutto mettiamo nella benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona serata e a domani. Andiamo dai tempi, gridiamo.